Swami Vivekananda, dopo che il suo guru Ramakrishna raggiunse il Samadhi, volle portare il messaggio del suo maestro in Occidente. Quindi vuole andare a fare questo. Ma vuole chiedere il permesso di Sharada Devi, che era la moglie di Ramakrishna. Lei disse: «Naren, puoi darmi quel coltello?» Disse: «Volevo vedere come mi avresti dato il coltello. Puoi andare a diffondere il messaggio del maestro». Essere spirituale è sempre stato inteso anche come essere gentile. E sfortunatamente, l'essere gentile è sempre stato frainteso e interpretato erroneamente come essere molle o debole. I deboli sono gentili non per scelta. Siccome sono incapaci di lasciare un'impronta forte, sono gentili. La gentilezza ha valore solo quando è per scelta. Sei capace di essere violento, ma scegli di essere gentile. Questo è di grande valore. Sei incapace di violenza. Ora sei gentile. Questo non ha nessun grande valore perché deriva da una certa incapacità. Oggi qualcuno mi ha chiesto: «Sadhguru, perché tutte le dee in India hanno sempre delle armi in mano?» Perché la nostra Bhairavi, sebbene abbia gli occhi, non ha nessuna arma in mano? 10 mani e niente armi. Perché ha finito con la violenza. Vedrai il bufalo, Mahishasura, già sconfitto. Quindi, ciò che doveva essere trattato brutalmente è stato fatto. La bestia è stata uccisa. Ora non c'è bisogno di armi, quindi tutte le mani sono libere. Quindi portare te stesso a questo stato intenso, non in modo violento. Lei è intensa nella vittoria. È intensa nell'energia, è intensa nella sua estasi. La sua intensità non è violenza. Non che non ne sia capace, è solo che ha finito di esserlo. Nell'evoluzione della propria azione, se osservi l'evoluzione dell'azione, la parte iniziale dell'azione sarà sempre violenta. Man mano che diventi più esperto in qualcosa, vedrai che gli spigoli vivi della tua azione scompaiono ed essa diventa sempre più fluida e non ci sarà violenza nell'azione. Anche uno schermitore, quando è esperto, solo che è un debuttante fa «ah, così», un esperto affonderà ed è fatta. Non c'è violenza nell'azione. Quindi, nell'evoluzione dell'azione, lei ha superato questo. Ancora intensa, ma nella vittoria, nell'energia e nell'estasi, non in modo violento.
Ci sono molti simbolismi del genere qui. Se affini lo sguardo e vedi, in cui è intensa, ma non violenta. C'è qualcosa che non va nella violenza. Non è una questione di giusto e sbagliato, è solo un modo rozzo di condurre la vita. Se dici che la violenza è una cosa negativa, significa che finirai per rifiutare una parte di te. E non potrai mai sbarazzartene, perché non se ne andrà. Verrà fuori in così tanti modi. Persone che sono pacifiche per strada sono violente in casa. Se non sono capaci di violenza fisica, sono violente verbalmente. Sono violente nei loro pensieri e nelle loro emozioni in così tanti modi. Quindi rifiutare la violenza non funzionerà. Trasformare la violenza in un'azione più sofisticata. Non c'è bisogno di violenza, c'è bisogno di intensità. Il bisogno di quell'intensità è sempre presente in ogni essere umano. Se non affini e affini quel bisogno di intensità e non riesci a fare esperienza di quell'intensità semplicemente sedendo in meditazione o nella devozione o nell'amore o semplicemente nella pura azione, se non trovi la raffinatezza e trovi comunque l'intensità, la violenza esploderà in te in così tanti modi diversi. Potresti non avere il coraggio di intraprendere uno scontro fisico, ma accadrà in tanti modi diversi e la vita diventerà brutta. Entrerai in ogni sfera della tua vita e nel modo in cui prendi e mantieni le cose, saprai se sei gentile o violento, sai? C'è un episodio molto bello che è successo. Devo avervelo raccontato alcune volte. Swami Vivekananda. Avete sentito tutti parlare di Swami Vivekananda? Dopo che il suo guru Ramakrishna raggiunse il Samadhi, voleva portare il messaggio del suo maestro in Occidente. Quindi vuole andare a fare questo, ma vuole chiedere il permesso di Sharada Devi, che era la moglie di Ramakrishna. Andò a trovarla e lei era occupata in cucina. Quando lui andò e disse ciò, lei era concentrata su quello che stava facendo. Senza alzare lo sguardo, lo ascoltò. Lui disse, «Voglio andare nel mondo occidentale a diffondere il messaggio del mio maestro. Posso andare?» Allora, senza alzare lo sguardo dalle faccende che stava facendo, disse, «Naren, puoi darmi quel coltello?» Allora lui prese il coltello e glielo diede. È un certo tipo di persona, quindi glielo diede in un certo modo. Non così. Glielo diede in un certo modo. Lei prese il coltello, lo mise da parte e disse, «Puoi andare?» Poi lui ci fece caso e disse, «Perché hai chiesto il coltello? Non hai verdure da tagliare, è già tutto nella pentola. È tutto nella pentola, sul fuoco. Perché hai chiesto il coltello? Non c'era bisogno del coltello, perché lo hai chiesto?» Lei disse, «Volevo vedere come mi avresti dato il coltello. Puoi andare a diffondere il messaggio del maestro». Quindi è qui che sta la gentilezza. Non perché qualcuno sta guardando, non perché sei sotto esame. Semplicemente il modo in cui ti trovi, come cammini sul pianeta, come respiri, come ti siedi, come stai in piedi, come guardi le altre persone, è qui che devi affinare la tua azione. Ora, non ti sto parlando di piena presenza, no, di essere attento a tutto, no. Sto parlando di affinare la tua azione fisica, la tua azione verbale. Con questo, lentamente, anche la tua azione mentale ed emotiva può essere affinata. Semplicemente muovere le tue mani e le gambe in modo più delicato.
Questo raffinamento può avvenire perché diventi meditativo, oppure lo raffini consapevolmente in modo da muoverti verso la meditazione. È bene iniziare da entrambe le estremità. Se vuoi raggiungere la meta, è bene iniziare da ogni possibile estremità, così che tu ci arrivi abbastanza velocemente. Se vuoi bruciare una candela velocemente, la bruci da entrambe le estremità, non è vero? Se la bruci solo da un'estremità, potrebbe volerci una vita. Se vuoi goderti almeno metà della tua vita di meditazione, devi bruciarla da entrambe le estremità. Quindi potresti praticare la meditazione, ma anche affinare consapevolmente la tua azione fisica, il modo in cui muovi le tue mani, il modo in cui muovi il tuo corpo, il modo in cui muovi il respiro, le tue parole. Non si tratta di diventare pretenziosi, si tratta di diventare consapevoli.